successivo a volte si trova ad acquisire dei calciatori e la maggior parte delle volte si pone il problema se rientra sempre in una logica, no? Perché a volte ci possono essere logiche di natura tecnica e a volte logiche di natura economica. Devo essere sincero, è uno dei trasferimenti che dopo averlo fatto e anche prima ho creduto che fosse un trasferimento che rientrasse in tutte e due le logiche. Mai mi era successo come questa volta con Arthur Boros. Perché? Perché io gliel'ho detto ad Arthur il primo giorno, quando l'ho incontrato, ho detto: guarda Arthur, io molte volte, in virtù anche così di una clausola rescissoria che ho con Frey, a volte un direttore sportivo deve fare dei sondaggi per eventualmente tenersi pronto per sopperire ad un'assenza importante come poteva essere quella di Frey se ne avesse fatto uso. E io ho sempre pensato a lui perché ho sempre ritenuto lui un portiere importantissimo e gliel'ho detto il primo giorno che l'ho incontrato. Chiaramente oggi, sapendo il suo procuratore ed io che del mio interesse, nel momento in cui si è trovato in una situazione federale diversa, in condizioni economiche diverse, nel propormelo, nel ricordarmelo, io subito non ci ho pensato due volte. E come sono convinto, e me l'ha confermato anche Arthur, che neanche lui ci ha pensato due volte nel non venire alla Fiorentina. Io so che aveva anche richieste da club inglesi, però lui, attraverso il suo procuratore, mi ha detto che Firenze era l'obiettivo che credeva di voler raggiungere, e così è stato. Proprio per collegarci subito al tema che ha toccato il direttore sportivo, tu sei un titolare, perché sei sempre stato un titolare, sei sempre stato protagonista. Ecco, il fatto adesso di metterti in concorrenza con un portiere come Frey, ecco, che sensazione ti dà? Se sei preoccupato, se sei pronto e se sei disposto eventualmente anche a partire dalla panchina se inizialmente appunto il tecnico Mihajlovic dovesse decidere di confermare la fiducia a Frey, che oggettivamente ha sempre fatto molto bene a Firenze. Grazie. Ok. È qui per giocare, è principalmente è lì qui per giocare, non si preoccupa troppo di queste considerazioni. Buongiorno, volevo chiedere sempre a Arthur se c'è una frase particolare che Frey gli ha detto che noi possiamo sapere, o di benvenuto o comunque... So, era un benvenuto normale che gli ha dato e lui è convinto che comunque questo spirito di rivalità sarà anche una cosa positiva per la squadra. Io volevo chiedere perché Boros ha scelto la Fiorentina tra le varie possibilità che aveva. Era il momento per una nuova sfida e lui dopo 5 anni in Inghilterra era proprio pronto per cambiare vita, per fare proprio una nuova vita. Ti volevo chiedere se c'è un portiere nella tua carriera che hai stimato particolarmente, un numero uno nel quale ti rivedi un po', un tuo mito, diciamo, calcisticamente parlando. Yeah, when I was young, was, allora, quando era Michael. Giovane era il nome. Sì. E adesso, come tutti, è Buffon, che insomma, è uno dei migliori portieri del mondo. Buffon, so.